Riuscirò a passare questo esame dell'italiano difficilissimo, o almeno penso sia difficile perché è fatto per i madrelingua, ma non l'ho mai fatto, quindi non saprei decisamente. Vediamo! Però prima di iniziare, volevo parlare un attimo dello sponsor di questo video, la rivista, che è una figata e non sto scherzando, che si chiama Speak Up. Comunque a me piace tantissimo, quindi parliamone dopo, ma Speak Up, la rivista fighissima. E adesso ragazzi possiamo iniziare. Allora eccoci qui, domanda 1 di 12. Licitare vuol dire avere una discussione seria, vendere al migliore offerente o cantare in lirico. Non sono sicuro per niente, anzi dovrei proprio indovinare. Licitare non sembra avere una discussione seria. Vendere al migliore offerente, quello può essere, perché in inglese diciamo solicit e vuol dire tipo vendere, quindi provo questo, dai. Giusto! Let's go! 1 su 2. Domanda numero 2. Treggia è come dire grano, tensione o traino? Non so niente. So solo il significato della parola tensione e forse anche grano. Forse per questo metodo traino. Proviamoci, dai! Giusto! Wow, la fortuna sta con me oggi, si vede, eh? Continua. Domanda numero 3. Selciare significa tagliare l'erba, ripulire o pavimentare? Questo, allora, la mia fortuna è finita sicuramente. Selciare. Voglio selciarti. Voglio ripulirti, voglio pavimentarti o tagliare l'erba. Andiamo con tagliare l'erba. Selciamo il giardino, dai. Pavimentare. Vabbè, continuiamo. Poi, numero 4, sinonimo del verbo rimpinguare è rimpiangere, rimproverare, arricchire. Rimpinguare sembra o rimpiangere o rimproverare. Direi rimpiangere. Guarda che sarà arricchire adesso. Oggi è stata una bella giornata. Bisogna andare avanti con numero 5. Lavacro vuol dire, ma voi sapete queste parole? Io non le ho mai sentite. Gabinetto, lavanda, sacro. Eliminiamo subito lavanda, perché lavacro, lavanda, ho visto quello che stanno cercando di fare, di ingannarmi. Lavanda, lavacro, parole simili. Quindi o gabinetto o sacro. Sacro ho capito cosa vuol dire, gabinetto no, quindi andiamo con gabinetto. Era lavanda, hanno doppio ingannato. Sono senza parole. Andiamo a numero 6. Briga vuol dire noia, carrozza, manuale. Una briga secondo me è una carrozza. Ah, era la noia. L'avrei dovuto sapere. Che briga. Da ora in poi non dirò più che palle, dirò che briga. Quale tra queste è una coppia di sinonimi? Esausto, vigoroso, perpetuo, temporaneo, no, pallido, cereo. So solo che non è il secondo. Esausto, vigoroso, pallido, cereo. Dai, andiamo con questo. Boom! 3 su 7, finiti, finito. Numero 8. Se faccio più 6 o di più, sono contento. Adesso sono a 3. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine confondere? Confondere, ordinare, mescolare, sconvolgere. No, rispondi. Dai, dai, ci siamo. 4. Lecca piatti vuol dire detersivo, lava piatti o parassita. Lava piatti, lecca piatti penso siano diversi. Detersivo ho capito, però non è che un detersivo è un lecca piatti. Parassita. Ora sono a 5, mi sa. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine eludere? Eludere, evitare, scappare, affrontare, schivare, sottrarsi. Affrontare è proprio il contrario, penso, secondo me. Perché se eludi una cosa la eviti, se la affronti, eccolo. Ora sono a 6. Quale parola si avvicina di più al contrario del termine profanare? Profanare, tipo dire parolacce. Violare can... vabbè, ora è
diventato più facile questo esame? È diventato più facile questo esame? Tempista è sinonimo di puntuale, sorvegliante di un tempio. Chi ha un record in varie gare di corsa? Direi il secondo. Puntuale. Davvero, davvero. Ah, è vero. Tempista. Oddio, è finito. Dai, alla fine me la sono cavata abbastanza bene e mi è piaciuto fare questo esercizio. E a proposito, se vi piacciono gli esercizi e vorreste farlo anche voi con l'inglese, vi conviene davvero controllare questa rivista Speak Up, perché include anche due altre cose in più. Work It Out, un libretto di esercizi diviso al proprio livello. E piuttosto che solo leggere, si può anche ascoltare, perché viene con una CD. E se mi seguite sul mio canale in cui insegno l'inglese, sapete benissimo che dico sempre che per imparare l'inglese bisogna circondarsi il più possibile con contenuti in inglese. Devi esporti al mondo d'inglese. Questa rivista è un buonissimo modo di farlo, perché è scritto principalmente in inglese. Quindi mentre leggi puoi ascoltare la voce di un madrelingua inglese. Veramente utile e anche semplicemente una figata. Quindi adesso è in edicola il nuovo numero di Speak Up, insieme sempre a, ecco, questo è impacchettato con Work It Out, libretto di esercizi molto figo e anche la CD. Quindi se volete potete andare sul link nella descrizione se vi volete abbonare ad un prezzo scontato. Bisogna andare a speakuponline.it, link sempre nella descrizione. Quindi grazie a Speak Up, la rivista, per aver sponsorizzato questo video. E ragazzi, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Peace.